Buonasera dal TG6, che apriamo parlando della visita istituzionale compiuta questa mattina dal sottosegretario alla giustizia, la senatrice Federica Chiavaroli, presso la casa circondariale di Chieti in occasione della celebrazione della festa della donna. Ci dice tutto Elisa Leuzzo. Alla vigilia della festa della donna, la senatrice Federica Chiavaroli ha deciso di visitare una delle due strutture carcerarie femminili in Abruzzo, il carcere di Madonna del Freddo a Chieti. Io sono qui perché ho pensato che la cosa più utile che potessi fare in questa giornata della donna era visitare uno dei due carceri femminili dell'Abruzzo. Io sono qui per guardare, per ascoltare, ma anche per dire che a nostro avviso la vita delle detenute in carcere e dei detenuti chiaramente deve migliorare, perché chi è stato privato della libertà è già stato privato del bene più prezioso che ha, e quindi noi crediamo che debba avere in carcere una vita ispirata il più possibile ad un principio di normalità, e per questo in questa direzione noi muoveremo le nostre azioni. Nel mese di marzo visiterò anche il carcere di Teramo. Mi sono ripromessa nel più breve tempo possibile di fare visita a tutti i palazzi di giustizia e le carceri abruzzesi, perché voglio vedere con i miei occhi qual è la realtà e che cosa si può fare. La senatrice ha poi accennato al simbolo della presentosa, essenza della tradizione orafa abruzzese, da lei indossato nell'occasione. È un'iniziativa che io ho sposato, promossa dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo. La presentosa è un simbolo d'amore e oggi noi lo doniamo alle detenute, perché noi vogliamo con questo gesto far diventare la presentosa anche un simbolo che rappresenti la lotta contro la violenza e che rappresenti anche tutte le donne che non solo hanno subito violenza ma che sono private della libertà. La senatrice ha poi annunciato due giornate di presentazione circa l'esito dei lavori in commissione sull'esecuzione penale. Ci sono stati tavoli di lavoro che riguardano tutta la vita che si svolge in carcere, tutte le misure che ci sono anche alternative al carcere, e su questo lavoro noi poi organizzeremo le azioni future. Presenti stamane con il sottosegretario, oltre alla direttrice del carcere Giuseppina Ruggero, il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, il prefetto Antonio Corona, il magistrato di sorveglianza Maria Rosaria Parruti e la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Gemma Andreini. Visita istituzionale questa mattina anche per il governatore della regione Luciano D'Alfonso, che ha visitato le caserme dell'esercito italiano di Piazza Unione e anche quella di Via dei Peligni, la caserma di Cocco, che potrebbero essere riconvertite e cedute al comune di Pescara. Paolo Renzetti. A Pescara questa mattina il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha effettuato un sopralluogo presso gli immobili del Ministero della Difesa ubicati in Piazza Unione e alla caserma Cocco, edifici che potrebbero essere riconvertiti e ceduti al comune di Pescara. Alla visita hanno partecipato anche il sindaco Marco Alessandrini, il vice Enzo Del Vecchio e i vertici militari dell'Ispettorato Infrastrutture Esercito Sezione di Pescara. La visita odierna segue l'incontro che la settimana scorsa il sindaco Alessandrini aveva avuto a Roma con i vertici del Ministero della Difesa per l'eventuale cessione delle caserme di Cocco e di quella d'Avalos di Piazza Unione al comune in cambio di altri spazi che l'amministrazione si impegnerebbe poi a cedere all'esercito. È bene che ci sia questo arricchimento attraverso il riuso, il recupero e l'intelligente destinazione di beni patrimoniali pubblici ieri dello Stato, oggi messi a disposizione della collettività. Oggi mettiamo all'ordine del giorno, all'interno di questa giornata, le mura della caserma di Cocco, che già in passato, grazie a nostre iniziative, hanno permesso il passaggio di proprietà del parco. Adesso è la volta delle mura dell'edificio, ma io qui voglio anticipare che, d'intesa col Presidente della Provincia, stiamo anche determinando una nuova collocazione della sede dei Vigili del Fuoco, perché è assurdo che una città così usata abbia nel centro della maggiore vitalità della città la sede dei Vigili del Fuoco, che ha bisogno di scorrevolezza viaria, e lì i Vigili del Fuoco sono quasi concepiti per arrivare in ritardo con difficoltà di viabilità. Anche su questo fronte procederemo ad una triangolazione per liberare un edificio che, per quanto riguarda il mio punto di vista di cittadino, penso che debba entrare a far parte del patrimonio destinato alla formazione dei saperi.
Tentata spaccata presso una gioielleria del centro commerciale Agora di L'Aquila nella notte. Ci dice tutto Giorgio Alessandri. Ennesimo tentativo di furto con spaccata che questa volta non è andato a buon fine all'Aquila. Nel mirino dei malviventi questa volta è finita la gioielleria orificeria Gocce d'Oro, situata nel complesso commerciale Agora sulla strada statale 80, a due passi dall'ospedale regionale. Il fatto è avvenuto nella notte, con i banditi che hanno cercato di sfondare la vetrina del negozio utilizzando una Fiat Panda come ariete. Il mezzo era stato rubato qualche ora prima nel parcheggio del complesso CAS di Sant'Antonio. Una volta sul posto, i ladri hanno tentato di distruggere la vetrina lanciando il mezzo a tutta velocità, come evidenziato dalle sgommate e tracce di pneumatico lasciate sul terreno. Diversi sarebbero stati i tentativi di effrazione, anche in retromarcia, come dimostrano i danni dell'automobile poi abbandonata nel parcheggio del centro commerciale. Ad impedire l'ingresso del mezzo e dei ladri, secondo i primi rilievi, sarebbe stata una colonna di cemento armato posizionata dietro la vetrina che di fatto ha impedito la distruzione dei vetri. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e della scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso, in attesa di poter visionare i filmati delle telecamere di sicurezza dai quali si cercherà di risalire all'identità dei banditi. E ora ci occupiamo dell'esito delle primarie che sono avvenute ieri. Saranno Mario Pupillo e Francesco Menna i prossimi candidati a sindaco per le città di Lanciano e Vasto. L'investitura è arrivata al termine delle primarie del centro-sinistra che si sono celebrate nella giornata di ieri. A Vasto Menna ha battuto la concorrenza di Maria Amato ottenendo 3.222 voti contro i 1.207 della sfidante, su un totale di 4.429 rispetto a 4.447 partecipanti. A Lanciano il sindaco uscente Mario Pupillo potrà tornare a correre per il secondo mandato, vittoria di misura con 959 preferenze rispetto alle 802 ottenuto da Pino Valente. Nella città frentana sono stati 2.195 gli elettori andati alle urne e il segretario regionale del PD Marco Rapino ha fatto gli auguri ai candidati affermando che ora spetta a loro il compito di affrontare con coraggio e determinazione i prossimi mesi di campagna elettorale insieme a tutta la squadra e a tutta la comunità politica del centro-sinistra. Ora invece si parla del progetto di legge di iniziativa popolare, sarà presentato in un'assemblea il 10 marzo all'Aquila con il segretario nazionale Susanna Camusso. Ci dice tutto Daniela Rosone. La CGIL presenta alle lavoratrici e ai lavoratori la proposta della Carta dei diritti universali del lavoro. La Carta è un progetto di legge di iniziativa popolare che estende e aggiorna lo statuto dei lavoratori per dare risposte e tutela a tutti. Ed è un percorso mobilitante perché prevede, come stiamo facendo, la consultazione degli iscritti e degli iscritti, si faranno migliaia e migliaia di assemblee, in questo territorio oltre 300 assemblee e alla fine di questo percorso che si conclude il 19 marzo si partirà con la raccolta delle firme e quindi noi contiamo di raccogliere milioni e milioni di firme, quindi di una condivisione ampia da parte del mondo del lavoro e dei cittadini di questo Paese, perché poi ci si confronti con le altre organizzazioni, con le forze politiche e con il Parlamento. È una proposta rivoluzionaria di grandi contenuti che serve a rimettere al centro il valore sociale del lavoro, che in questi anni è stato molto purtroppo svalorizzato e pensiamo che sia una scommessa molto importante e per vincerla dobbiamo proporre, come stiamo facendo, un cambio culturale in questo Paese. Il 10 marzo sarà il segretario nazionale della CGIL, Susanna Camusso, che poi alle 13 sarà in conferenza stampa con i giornalisti, a chiudere l'assemblea all'auditorium del parco, l'iniziativa della CGIL provinciale con la funzione pubblica. Quindi la nostra proposta non è l'abrogazione, la mera risposta al Jobs Act, è sostanzialmente una proposta di legge di iniziativa popolare che finalmente guarda non al mondo del lavoro degli anni 70, quindi a uno statuto dei lavoratori che era rivolto alle aziende, alle imprese con più di 15 dipendenti e per gli assunti a tempo indeterminato, a un mondo del lavoro che oggi è caratterizzato dal lavoro precario, dalle collaborazioni, dalle associazioni in partecipazione, anche dai tempi indeterminati ovviamente, dal lavoro interinale, e questa proposta di legge iniziativa popolare si rivolge finalmente a chi lavora, a prescindere dal luogo in cui lavora, dalla dimensione d'impresa, dall'ente e dal tipo di contratto che ha, ed è evocativa della Carta dei diritti universali dell'uomo, perché noi riteniamo che chi lavora, a prescindere da dove lavora, debba avere dei diritti garantiti. 29 milioni di euro per 3.000 profughi e 16 milioni per 140.000 abruzzesi in difficoltà. Questa è la denuncia portata avanti dal consigliere di Forza Italia Lorenzo Sospiri, che parla di razzismo al contrario. Vediamo.
Io vorrei che parlassero i numeri così i telespettatori possono giudicare da soli. Le quattro prefetture abruzzesi hanno emesso bandi per l'assistenza di circa 3.000 profughi che arriveranno in Abruzzo. Molti pochi alla fine riusciranno ad avere lo status di rifugiato politico e spenderemo, come Stato italiano, come Regione Abruzzo, come prefetture, 29 milioni di euro per 3.000 persone. Gli abruzzesi in difficoltà, famiglie inconclamate e accertate la povertà sono 70.000. Gli abruzzesi che hanno all'interno delle loro famiglie un portatore di handicap grave altrettanto, quindi stiamo parlando di 140.000 connazionali e conregionali in conclamata difficoltà economica o fisica. Per loro la Regione Abruzzo spenderà circa 16 milioni di euro. Allora io mi domando come possa essere sostenibile un rapporto per il quale per 3.000 persone spendiamo 29 milioni di euro, per 140.000 abruzzesi in difficoltà ne spendiamo 16. Io credo che questo sia un razzismo al contrario. Cambiamo aria, questo è lo slogan della campagna messa in atto da SEL, partita oggi a Pescara per chiedere il miglioramento e il potenziamento del trasporto locale su rotaie e gomma il servizio. Cambiamo aria, questa è la campagna lanciata da Sinistra Ecologia e Libertà per l'utilizzo ed il miglioramento del trasporto locale su rotaia e su gomma nella nostra regione. Volantinaggio questa mattina davanti alla stazione centrale di Pescara dell'onorevole Gianni Melilla. È essenziale che noi rilanciamo in tutta Italia, quindi anche qui in Abruzzo, a Pescara, il trasporto pubblico. Innanzitutto per motivi ambientali. E poi perché il trasporto pubblico serve una fascia sociale che non può permettersi la modalità privata, la macchina privata, e quindi ricorre al mezzo pubblico. Purtroppo in questi ultimi anni le ferrovie dello Stato si sono caratterizzate per un taglio impressionante dei treni e anche per il fatto che i treni utilizzati hanno un indice di vecchiaia spaventoso. In Italia l'indice di vecchiaia dei treni è di 18 anni e qui stiamo al doppio. Poi soprattutto nelle città noi dobbiamo utilizzare al meglio i bus pubblici, quindi aumentare le corsie preferenziali, aumentare le zone pedonali, cercare di affrontare questo grande tema dello smog, dell'inquinamento che provoca migliaia e migliaia di morti. Quindi cambiare aria, rilanciare il trasporto pubblico locale, in particolare quello su rotaie e le ferrovie, che è la modalità di trasporto più ecologica, più utile e più sicura. Numerose pratiche edilizie sarebbero bloccate presso il Genio Civile di Pescara. Per questo motivo i consiglieri regionali e comunali di Forza Italia hanno scritto una lettera al presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Il servizio. L'oggetto della conferenza stampa è un'iniziativa che abbiamo assunto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Lorenzo Spiri ed io rispetto a un problema che in questi giorni sta emergendo in tutta la sua drammaticità e che nel giro di qualche settimana purtroppo porterà al blocco di ogni attività edilizia sulla città di Pescara e sulla provincia di Pescara. Tutto ciò in conseguenza dell'entrata in vigore prevista per il 16 marzo della legge sismica regionale, che però sconta purtroppo il fatto di non avere previsto in alcun modo le professionalità necessarie per smaltire le centinaia di pratiche che giacciono già presso il Genio Civile provinciale. E allora oggi abbiamo inoltrato una istanza al Presidente della Regione affinché differisca immediatamente l'entrata in vigore della legge sismica regionale almeno al 30 di settembre. Nel frattempo lo invitiamo a far predisporre una convenzione con l'Ordine Provinciale degli Ingegneri affinché, così come è accaduto in passato, vengano smaltite tutte le pratiche giacenti e attivi Abruzzo Engineering affinché metta a disposizione le professionalità necessarie affinché la legge regionale, quando entrerà in vigore, non rappresenterà più un problema per gli abruzzesi, in particolare per i pescaresi, ma insomma in qualche modo una tutela seria del territorio. Dall'8 al 10 aprile a Teramo torna la fiera dell'agricoltura. In totale ci saranno 200 espositori, l'equivalente di 23.000 metri quadri di aree espositive. Vediamo. Torna a Teramo il weekend dedicato all'insegna del contatto con natura e musica dentro e fuori lo stadio di Pianodaccio a Teramo. Per la 28esima volta si rinnova infatti l'appuntamento con la Fiera dell'Agricoltura che andrà in scena dall'8 al 10 aprile prossimi.
Tra le novità di quest'anno, lo spazio dedicato ai prodotti bio, grazie alla partecipazione dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Rozzi di Teramo. Quest'anno c'è questa novità, abbiamo una collaborazione con il Rozzi che ha voluto partecipare alla fiera, però è localizzata, diciamo, il bio è localizzato nell'area del Rozzi proprio, e quindi lì nell'area dell'istituto ci saranno degli stand, si faranno degli approfondimenti, ci sarà una convegnistica sul miele, probabilmente faremo un convegno sul PSR perché in quel periodo usciranno i bandi del piano di sviluppo rurale regionale. Quindi sarà forse il momento di fare degli approfondimenti che saranno secondo me utili soprattutto agli operatori. Io credo che noi dobbiamo riportare la fiera sui temi specifici dell'agricoltura, dobbiamo fare degli approfondimenti perché questo ci potrebbe permettere in futuro di diventare da fiera locale a fiera regionale se non nazionale come quella di Lanciano. I numeri crescono, questo è un dato sicuramente positivo, e cresce anche la richiesta di nuovi spazi da parte degli operatori. È ovvio che una fiera di agricoltura che vuole crescere deve anche specializzarsi, quindi si sta lavorando in tal senso, il Comitato per la Fiera di Agricoltura ha degli obiettivi di specializzare ulteriormente i prodotti più prettamente agricoli e anche gli strumenti che servono per l'agricoltura per una migliore finalizzazione della fiera. La Camera di Commercio è ovvio che è impegnata in prima persona nell'organizzazione della fiera perché l'agricoltura è un settore di particolare interesse per la nostra economia, anzi riteniamo che l'agricoltura possa dare nel futuro opportunità di lavoro e anche prospettive alle aziende, soprattutto alle piccole aziende, di crescere e di affermarsi sui mercati. Sabato e domenica presso il santuario di San Gabriele della Addolorata si è svolto il giubileo degli sportivi e madrina d'eccezione era Maurizia Cacciatori. Vediamo. Credo di essere sicuramente molto orgogliosa perché lo sport mi ha dato dei valori incredibili che sono poi oggi maestri di vita non solo per la mia ma anche per i miei figli e la mia famiglia, quindi davvero grande soddisfazione, momento di gioia, momento di sport, organizzazione davvero nel dettaglio, quindi complimenti perché è davvero un gran successo. È stata l'ex pallavolista della Nazionale Azzurra, Maurizia Cacciatori, a guidare i tanti sportivi presenti all'appuntamento di sabato e domenica scorsi con il giubileo a loro dedicato nel santuario di San Gabriele della Addolorata di Isola del Gran Sasso, che per la seconda volta ha ospitato il raduno per il Centro Italia. La pallavolista bronzo e argento agli europei, oro ai Giochi del Mediterraneo, 4 scudetti e 3 Champions League vinte, ha portato in dote la sua esperienza e la sua testimonianza ai centinaia di dirigenti, allenatori, arbitri ed atleti che hanno affollato il santuario di San Gabriele. Si vede lo sport sotto un'ottica spesso sottovalutata, che è quello dell'andare incontro agli ultimi, alle persone che hanno più la necessità di essere integrate e coinvolte, e lo sport è uno strumento eccezionale in questo senso. Il giubileo degli sportivi infatti è stato un evento che sicuramente ha voluto dare questo spunto di riflessione, uno spunto di riflessione che speriamo possa dare un senso profondo all'attività sportiva, alla pratica sportiva. Lo sport non è contro la Chiesa, contro lo sport o la Chiesa o lo sport contro la Chiesa, ma c'è uno sportivo italiano che dico un trade union, punto di raccordo tra lo sport e la religiosità e dei valori, perché loro non cercano di formare dei campioni ma di formare prima di tutto delle persone. Poi tra queste persone usciranno anche dei campioni. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara, sono ripresi gli allenamenti oggi al Poggio degli Ulivi, alla seduta ha partecipato il difensore di Amutene, già in bianco-azzurro nella stagione 2010-2011 il giocatore maliano sarà in prova per alcuni giorni, il lavoro differenziato per Verre e Memusciai, lavoro personalizzato per Campagnaro e Crescenti, e per Crescenzi, assente oggi il tecnico Massimo Oddo che ha presenziato la cerimonia della panchina d'oro e domani doppia seduta, e sul momento del Pescara a parlare proprio il capitano Memusciai. Può darsi un po' di mancanza di sicurezza, ma non vedo il motivo, perché questa squadra qua deve rimanere tranquilla, perché ora non so come sono andati gli altri risultati, ma fino a prima di questa partita eravamo terzi a più 2 punti, quindi c'è poco da allarmarsi, dobbiamo solo stare tranquilli e giocare, ma giocare con la cattiveria come facevamo qualche partita fa. Dall'alto della tua esperienza, che spiegazione
ti dai per, diciamo, per questo momento non positivo a livello di risultati ma anche di prestazioni che ci sono fatta per la gara di Cagliari? Perché c'è stata questa flessione che poteva essere anche fisiologica, che però ora si sta allungando? Sicuramente ora è un momento no, però anche oggi penso la prima mezz'ora abbiamo giocato solo noi, poi tutto d'un tratto ci siamo trovati 2-0, non è che 1-0, 2-0 in due minuti, e dove ci ha spezzato le gambe. E ci siamo forse un po' spenti, abbiamo commesso qualche errore che non deve più accadere, basta. Tornerà domani a lavorare la Virtus Lanciano in vista della trasferta di sabato a Salerno. Oggi seduta personalizzata solo per il difensore Salviato, che sta cercando di recuperare dal problema muscolare. E invece ora ascoltiamo la soddisfazione del vicepresidente Guglielmo Mai e del difensore Luca Di Matteo dopo l'importante vittoria del Brescia. Vediamo. Ma ho sempre creduto, quindi per me non è una sorpresa. Giustamente è bellissimo adesso stare là dopo un anno passato sotto, però ci manca ancora una vita, tantissime partite da giocare e non ancora abbiamo fatto nulla, ma in compenso una buona iniezione di ottimismo. La società non ha fatto nulla, non ha mai fatto nulla. E l'importante è quello che sta facendo l'allenatore, i giocatori che sono stati scelti, tifoseria. È giusto che questa Serie B venga mantenuta da parte di tutti quanti. Ma quando giochi con una squadra che sta nei playoff come il Brescia, che è una squadra che sta facendo parlare un po' tutta l'Italia, è normale che devi un po' soffrire, però non abbiamo sofferto oltremodo, quindi mi fa assolutamente ben sperare. È un bel po' di tempo che si gioca bene e che i risultati di conseguenza vengono. E sono contento per questo. Ma sicuramente è stata una partita sofferta, ma una vittoria voluta e cercata. Ci siamo messi lì, abbiamo cercato di compattarci e fare la nostra partita, cattivi, aggressivi, e cercare di portare a casa questi tre punti che per noi erano importantissimi. Ma sicuramente sì, anche perché veniamo da, come anche loro, da due partite che abbiamo giocato in settimana, quindi la stanchezza si è fatta sentire, però siamo stati lì compatti, tutti uniti e insieme abbiamo portato a casa questo risultato. Ora la Lega Pro, la Corte d'Appello ha restituito 7 punti in classifica all'Aquila Calcio, accogliendo in pieno la richiesta degli avvocati nell'ambito del processo Dirty Soccer. Anche l'ammenda alla società è stata ridotta a 50.000 euro da 150.000 come iniziale richiesta. Ora l'Aquila sale da 20 a 27 punti, subendo dunque una penalità di 7 punti nel complesso da inizio stagione e sbalzando in avanti dal 16° al 10° posto insieme a Pistoiese e Lucchese, fuori dai play-out. La Corte dunque ha deciso, in conformità a quanto avvenuto nella prima parte del processo, di non imputare la responsabilità oggettiva all'Aquila Calcio per le partite successive al febbraio 2015, quando Ercole Di Nicola non era più legato da un contratto alla società. Prestigioso riconoscimento per l'allenatore del Teramo Vincenzo Vivarini, che si è aggiudicato la panchina d'oro di Lega Pro per il campionato dello scorso anno e il riconoscimento di miglior tecnico della stagione assegnato attraverso le preferenze assegnate dagli allenatori stessi. Vivarini ha ottenuto 18 preferenze, superando Mimmo Toscano, ex Novara, che ne ha ottenuti 12 di voti, e Leonardo Menichini della Salernitana, per lui 9 le preferenze. Intanto, dopo il pari nel Pantano di Prato, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di sabato al Bonolis contro la Carrarese. Noi ci ascoltiamo il difensore Marco Perrotta. Ah, sicuramente degli stimoli importanti, perché comunque fare il calciatore è il nostro lavoro e quindi se non abbiamo stimoli andiamo in campo con un'altra testa, quindi bisogna trovare gli stimoli giusti per affrontare di partita in partita al meglio e comunque cercare di fare risultato tutte le volte che giochiamo. Se devo cancellare una cosa mia personale, preferisco cancellare l'espulsione con l'Arezzo, perché comunque ha condizionato tutta la partita i miei compagni e ha lasciato in 10 la squadra, quindi quella è una cosa che vorrei dimenticare, perché anche perché ho preso 3 giornali di squalifica. Quelle cose dell'autogol sono cose che succedono, mi prendo tutte le mie responsabilità perché è stata esclusivamente colpa mia, però come ho detto sono cose che succedono in un calciatore, c'è stata una disattenzione mia e quindi mi sono preso questa responsabilità e ho fatto questo errore. Ora spero che non capiterà più, perché comunque non sono cose che fanno bene alla squadra, anche perché potevamo vincere con la terza in classifica.
di noi questa settimana ci alleneremo al meglio per preparare la partita, perché la Carrarese secondo me è una delle squadre che gioca meglio, anche all'andata ci ha messo in difficoltà, una delle poche squadre ci ha messo in difficoltà sotto la, diciamo, la parte del gioco, quindi noi dobbiamo prepararla al meglio e cercare di riconquistare questi tre punti che mancano da un po'. Forte devo dire di continuare così, di lavorare, perché la gente che vede gli allenamenti, penso noi della squadra così, sappiamo come si sta allenando e sappiamo quello che sta soffrendo, perché anche quando andiamo a cena fuori lui soffre molto il fatto che non sta segnando. Però gli dico che il lavoro paga, quindi se continua così sicuramente i risultati arriveranno e si toglierà grandi soddisfazioni. Ora la Serie B con la domenica nera delle abruzzesi e il resoconto di Andrea Costantini. È appena andata agli archivi la domenica nera delle abruzzesi di Serie D, un cappotto che fa male alle 5 rappresentanti della nostra regione, con altrettante sconfitte, alcune delle quali hanno conseguenze sulla classifica. Per Amiternina e Giulianova la rincorsa alla salvezza subisce un contraccolpo compromettente. I giallorossi di Michele Gelsi, dopo l'ennesima settimana piena di difficoltà, offrono una prestazione molto positiva, d'orgoglio, ma contro la capolista San Benedettese è mancata quella punta di buona sorte che sarebbe servita per evitare la sconfitta. Invece decide l'Eurogol di Titone in apertura, la Samba è sottotono e il Giulianova nel finale fallisce l'1-1. Ora il terzultimo posto si allontana a 7 punti perché ha scoppito. La Amiternina perde a domicilio lo scontro diretto con l'Olimpia Agnonese. Illude Terriaca nel primo tempo, nella ripresa i molisani ribaltano il risultato con la doppietta di Santoro e con Marolda. Inutile il secondo centro di Terriaca per una Amiternina che recrimina aspramente per la direzione arbitrale in occasione del secondo e terzo gol dell'Agnonese. Ora i play-out sono a 5 punti e alla ripresa ci sarà la trasferta in casa della capolista Samb. Funziona bene per i molisani la cura di Pino Di Meo, che ora punta alla salvezza diretta. Pesante la sconfitta anche per il San Nicolò, che anche a causa di alcune assenze oppone una flebile resistenza al Fano. Finisce con un tris sul groppone dei ragazzi di Massimo Epifani, che anzi ringrazia il portiere Calore, che evita un passivo più pesante. In gol Sivilla, Gucci e Ambrosini. Il San Nicolò perde il quinto posto ed esce dalla zona playoff a vantaggio della Recanatese di Meco Monaco. Hanno meno ripercussioni in classifica i rovesci di Chieti e Avezzano. Sull'11 Teatino si abbatte ancora il ciclone dell'ex Esposito, che dopo la doppietta dell'andata cala la tripletta con 2 rigori e un gol da angolo. Pesano anche gli errori sotto porta dei neroverdi, chance salvezza immutate per l'Avezzano, che a Pesaro sciupa l'iniziale vantaggio di Bisegna e si fa travolgere da 4 reti dei marchigiani, agevolati da tanti sbaglioni difensivi. Ora domenica di riposo, in campo si torna domenica 20, in programma tra le altre partite il derby salvezza del De Marsi tra Giulianova e Avezzano. Ora il calcio a 5, il trionfo del Pescara nella finale di Coppa Italia a spese dell'Asti. È il terzo trofeo per la squadra del patron Danilo Iannascoli dopo lo scudetto e anche la Supercoppa. In un Pala Giovanni Paolo II gremitissimo il Pescara trionfa e per la prima volta vince la Coppa Italia. Si consuma così la vendetta. I biancazzurri di Colini si sono trovati di fronte alla stessa squadra, l'Asti, che lo scorso anno soffiò loro in extremis il trofeo. Stavolta il verdetto è stato ribaltato al termine di una finale thrilling risolta solo ai tiri di rigore. E dire che l'inizio era stato da incubo, pronti via, e dopo appena 10 secondi Bertoni gela il Pescara. La partita è tirata ed il vantaggio degli arancioni piemontesi regge fino a metà ripresa, quando Canal ribadisce in rete la respinta di Espindola sulla conclusione di Lara. Il Pescara spinge, ma l'equilibrio non si spezza neanche nei supplementari. Ai rigori il protagonista è il secondo portiere Pietrangelo, che ferma i tentativi di Crema e Bertoni. Per Pescara il rigore decisivo è di Rogerio ed è festa biancazzurra e l'ennesimo trofeo dello Special One del Futsal Colini. Questa è una squadra con le palle. Oggi eravamo messi male, avevamo dei problemi oltre a quelli che stavano fuori, le squalifiche di Salas eccetera. Una partita straordinaria, abbiamo contato 15-20 palle gol a 2, fino allo sfinimento abbiamo attaccato e la giustizia è stata fatta quando abbiamo vinto a calci di rigore, secondo me, perché ai punti avremmo meritato nettamente noi. Il trionfo chiude il cerchio italiano dopo le vittorie di Scudetto e Supercoppa e con il sogno UEFA Futsal Cup all'orizzonte. E adesso abbiamo vinto anche la Coppa Italia, dobbiamo ancora giocare la finalissima di Coppa dei Campioni e ci dobbiamo giocare anche questo Scudetto. Cosa devo dire? Sono non felice di più e ringrazio tutti i miei collaboratori, mio figlio soprattutto Matteo, che ha messo su una squadra fantastica. In 2 anni ha preso i migliori giocatori che c'erano, ci è riuscito e tanto del merito è suo, però questo è qualcosa di veramente fantastico. Ora
chiudiamo con il premio Prisco. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio, Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo e Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, sono i vincitori nelle rispettive categorie della 14ª edizione del premio nazionale Giuseppe Prisco alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. La cerimonia di premiazione si svolgerà al Teatro Marrucino di Chieti lunedì 18 aprile alle ore 11. Con questa notizia chiudiamo anche la seconda edizione del TG6. Il prossimo appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 23. Buona serata.